Italia è l'unico paese al mondo in cui una sola persona ha il monopolio e il controllo dell'informazione pubblica e privata. Perché lui controlla le reti RAI, quello che dovrebbe essere la rete pubblica è controllata da lui. Ha il controllo totale dell'editoria. Ha il controllo persino delle radio. Allora questo è un'anomalia nel sistema, in un sistema democratico. Eppure questi problemi sono, come dire, vengono visti male quando si affrontano persino a Strasburgo, perché l'unica cosa che si coglie è che siamo anti-italiani, che andiamo fuori per svergognare l'Italia e che siamo, come dire, persone in cerca insomma di fama, eccetera. Però giusto per portarvi ai giorni nostri, sapete che sono stati rapiti tre medici di emergency, non arrestati, attenzione, perché c'è una grande differenza, sono stati rapiti, sequestrati. Il governo italiano, nelle prime ore dell'immediatezza di quel sequestro, questo ha detto se lo sono voluto, peggio per loro. Non è stato detto nulla da nessuno fino a stamattina alle 8 e qualcosa, eccetto me e l'Italia dei Valori. L'ho fatto io, ma io sono indipendente in questo partito attraverso il nostro gruppo politico ALDE, Liberal Democratici. Ho fatto quello che dovrebbe dovuto fare il governo italiano, cioè scrivere una lettera a Lady Ashton, che è rimasto nel ministro degli esteri europeo. Catherine Ashton avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione e avviare una contrattazione, una mediazione con il governo afghano. Tutto questo non è stato fatto. Quindi ieri pomeriggio, ma non credo che non tanto da politica, quanto da cittadina indignata per le dichiarazioni rilasciate dal governo italiano, ho scritto una lettera a Ashton chiedendole immediatamente di farsi carico alla soluzione della liberazione dei tre ostaggi italiani, specificando il ruolo di emergency. E quello che vi ho fatto è che un medico, se non ce lo insegna, ha il dovere di curare chiunque. Noi in Italia curiamo persino gli stragisti, noi in Italia curiamo i mafiosi, ed è giusto che sia così. Per cui spiegatemi per quale motivo in un ospedale afghano a Kabul le guardie devono stare fuori dall'ospedale e dire chi doveva entrare e chi non doveva entrare, chi doveva essere sottoposto ad interventi o medicine, a cure o e no. Non può essere così assolutamente. Ho chiesto a Catherine Ashton di farsi carico di questa, che non è una richiesta, ma è una preghiera fatta da migliaia e migliaia di cittadini italiani che in queste ore stanno protestando anche sul web. Io credo che qua dentro tutti quanti utilizzate Facebook, quanti abbiamo cambiato l'avatar, abbiamo messo il praticamente così tutti. L'avatar è l'immagine, ragazzi, è l'avatar di Facebook, è l'immagine. E per cui davanti, e quando ieri sera, non so quanti di voi avete visto uno zero, quando ieri sera Di Pietro ha detto alla russa che avevamo scritto noi a Catherine Ashton, non so se avete sentito lo che ha fatto, ma e poi è stato zitto, perché quando loro non sono in grado di contrastare li pigliano. Per quale motivo in questo paese, ve lo siete chiesti, per quale motivo questo paese è ostaggio di un gruppo di utenti e di criminali? Per quale motivo? Io non credo che ci sia stata una chissà quale opera di persuasione, c'è cioè uno che gestisce tre televisioni private, due e mezzo pubbliche, poi giornali, ha ovviamente la possibilità di, come dire, addormentare la gente. Perché quello che è stato fatto in Italia è stato quello di addormentare un popolo, inibire la capacità di analisi dei fatti, di farsi un'idea, analisi dei pensieri. Per cui tutto quello che viene fatto vedere in televisione è vero, cioè addirittura ti riesce a credere uno come Emilio Pede.